Nell'ambito dell'evento, lo sport abbatte anche le disabilità Alzheimer post-Covid-19 che si è tenuto presso l'Aula Magna dell'Unifortunato ed organizzato da CONI, ACLI, ASMES ed Unifortunato, è stato premiato il sindaco di Benevento Clemente Mastella per il suo impegno istituzionale ed umano verso lo sport nel Sannio. Il primo cittadino ha approfittato dell'occasione per ricordare a tutti di vaccinarsi come gesto di coscienza collettiva per proteggere se stessi e gli altri. L'attenzione resta alta sul fronte contagi in città, controlli per il Super Green Pass e di vaccini. Ai microfoni di TV7 il sindaco di Benevento Clemente Mastella, intervistato da Alfredo Salzano. Ma insomma, stiamo anche noi aumentando, per la verità. Io faccio ogni sera il resoconto a me stesso, dialogando con le persone che sono state me contagiate, per chiedere come stanno, se hanno bisogno di qualcosa. Soprattutto mi informa anche come mai è capitato, perché molti, insomma, è capitato dopo la seconda dose, quindi significa che dobbiamo fare la terza dose di vaccino. Ma non immaginiamo che la terza dose ci esenti completamente. Dobbiamo continuare a determinarci a portare avanti le prescrizioni, la mascherina, non indugiare su atteggiamenti che sono quelli in cui si sta tutti quanti assieme, soprattutto in questo periodo perché non è estate. E alla fine è l'unico modo questo, cioè quest'anno il vaccino c'è, l'anno scorso non c'era, quest'anno le morti sono modeste, però sono tanti ancora, l'anno scorso erano centinaia e anche qua a Benevento erano diverse decine di persone che sono morte, quindi le ricordo di queste persone, a cui un mio amico fratello ieri ho commemorato Gianluca Mannato, un anno fa non potevo neppure fare i funerali, quindi pensiamo a queste cose qua. Quando ci lasciamo un po' andare, quindi lo dico alle beneventane e ai beneventani, siamo un po' sereni con noi stessi, c'è un sacrificio doloroso che facciamo indubbiamente, però se non facciamo questo sacrificio il problema diventa molto molto ingombrante e molto complicato. E anche i commercianti, voglio dire, non vi rizzelate, cioè accettate la documentazione del Green Pass perché è importante, e poi arrivano tutti quanti dentro al locale, non c'è problema, ma garantiamoci nella salute, nelle relazioni umane. Facciamo cose per noi e anche per gli altri, una forma di solidarietà complessiva e di comunità, e questo è molto bello. Scuole e controlli, qual è la situazione delle scuole e poi i controlli che sono scattati da oggi? Ma nelle scuole, come ho visto ieri sera, si sono chiuse 7-8 scuole, aule o scuole. Aumenta il contagio tra i bambini, in modo particolare sono quelli che danno maggiore contagio rispetto ai nonni, rispetto ai genitori, ma non perché poveretti dipende da loro, perché è così. Hanno maggiore forza e quindi una chimica vitale, però che la trasferiscono agli altri che hanno meno forza di risposta a questo atteggiamento, diciamo, di contagiosità esercitato dal virus. E però dobbiamo fare anche, lo dico alle mamme e ai papà, so che è un po' complicato, io ne discuto con i miei figli perché anche loro avevano qualche motivo di perplessità, mi ha fatto piacere quando io ho fatto il terzo vaccino, la mia prima nipotina Alessandra ha fatto la sua prima vaccinazione a 12 anni. Però dico a tutti, anche dai 5 ai 11 anni, ora che inizia, fate il vaccino. Cioè, dai dati scientifici nel mondo non ci sono reazioni o cose, diciamo, drammatiche, assolutamente no. Mentre invece ci sono elementi ancora drammatici per quanto riguarda i bambini che magari muoiono proprio perché non hanno avuto la vaccinazione in tempo utile. Noi siamo in tempo utile, quindi evitiamo che, insomma, proteggiamoci questo ombrello che è determinato dal virus rispetto all'acquazzone che sta arrivando abbastanza come bufera. Benissimo, controlli sono partiti da oggi? Controlli sì, perché oggi è il 6, il governo ha disposto così, abbiamo fatto il mio consiglio perfetto con il questore, con il comando di carabinieri, polizia locale, finanza e polizia penitenziaria, ci siamo attivati nel territorio da oggi, faremo non una forma di contrasto come se fosse un modello da forze di polizia in campo, stato di polizia, no, assolutamente no, faremo una moral suasion, però chiediamo anche che ognuno dia una mano e si autocontrolli, perché sì, se non c'è senso di responsabilità diventa difficile, non siamo in grado di controllare tutti gli autobus che arrivano, quante persone sull'autobus, chi mette la mascherina o meno sull'autobus, non siamo in grado di farlo, quindi chiedo a tutti senso di grande responsabilità, dopodiché vivremo gioiosamente anche questo Natale, speriamo già martedì con l'albero che si inaugura a Piazza De Castello, e quindi insomma, vivremo qualche momento abbastanza interessante e importante nella nostra vita di relazione. Giuseppe Maio, primario emerito di malattie infettive dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, ai microfoni di TV7 ha parlato dell'importanza dei vaccini anti-Covid-19, del loro ruolo a vantaggio dei tanti scettici che ancora non hanno proceduto con la prima inoculazione. Ascoltiamo l'intervista realizzata da Alfredo Salzano. Ci tengo a sottolineare un fatto molto importante, cioè le persone che si vaccinano
con una dose, due dosi, tre dosi, forse avremo anche una quarta dose, sono protette dalla malattia. Però, come succede sempre, si può verificare in queste persone quello che può verificarsi con tutte le malattie. Prima di aversi lo sviluppo di una malattia, cioè il contagio, cioè si viene a contatto con l'agente patogeno. A questo può seguire una infezione e poi la malattia, perché il nostro sistema immunitario ci può proteggere sia al momento del contagio, sia al momento dell'infezione e se poi viene sopraffatto dall'agente patogeno sia la malattia. Il vaccinato che venisse a contatto con l'agente patogeno, e può succedere anche a me come medico se un paziente per esempio mi tossisce inopportunamente, improvvisamente in faccia, io posso venire a contatto con il virus, ma non per questo ammalo, però lo posso trasmettere per esempio a un soggetto non vaccinato. Così come se mi trovo in un momento di fragilità o di debolezza posso avere anche un'infezione leggera, ma non avrò mai la malattia. Teoricamente però posso trasmettere al non vaccinato, ecco perché è importante vaccinarci tutti. È vero che stiamo avendo una grande diffusione della malattia tra i bambini e dobbiamo tenere presente che i bambini trasmettono il virus con le feci anche per un mese, dopo che si sono contagiati, senza avere la malattia. Ecco perché se nell'ambiente familiare ci sono persone non vaccinate, queste possono più facilmente infettarsi. Ecco perché è fondamentale vaccinarsi. Non ci sono rischi, i rarissimi casi che abbiamo avuto di trombosi con l'AstraZeneca hanno riguardato persone predisposte che non sono poi potute essere curate adeguatamente perché era un momento di grande difficoltà proprio per tutto il sistema sanitario. E se noi facciamo calare la pressione dei malati Covid sugli ospedali, ce ne avvantaggiamo tutti, perché tante patologie poi vengono trascurate. Il professor Roberto Cauda, direttore della divisione di malattie infettive del Policlinico Gemelli Roma, è intervenuto nel corso del convegno Lo sport abbatte anche la disabilità, Alzheimer e post-Covid-19, organizzato a Benevento da ASMES, CONI, Unifortunato ed ACLI. Dopo aver relazionato sul tema la malattia da Covid-19 ai microfoni di TV7, ha parlato dell'attuale scenario della pandemia e dell'importanza dei vaccini e del ruolo che potrebbero avere anche nel 2022. Sono onorato di essere in questa bellissima città e in questo contesto veramente magnifico. È vero, stiamo imparando giorno dopo giorno e giorno dopo giorno ne sappiamo di più. Aspettiamo i dati che Israele produrrà, io credo, in tempi molto brevi. Quello che già fin d'ora sappiamo è che la terza dose potenzia la risposta immunitaria e quindi la protezione. Se ci sarà la necessità, così hanno detto le aziende che li producono, i vaccini potranno essere pronti in qualche mese, aggiornati alle varianti, e quindi è possibile, anche se non ancora certo, che ci possa essere nel 2022 un eventuale nuovo richiamo con i vaccini che sono aggiornati. In sostanza dobbiamo convivere. Io credo che per ancora un certo periodo dovremmo convivere, è sempre molto difficile fare delle previsioni, per questo motivo noi stiamo al chiuso con la mascherina, ma anche all'aperto forse dovremmo utilizzarla in questo periodo che è prossimo alle festività natalizie, quindi l'uso intelligente dei mezzi di prevenzione, quindi uso della mascherina, evitare gli assembramenti e al tempo stesso fare il vaccino a chi ancora non l'ha fatto, e purtroppo ci sono ancora milioni di italiani che non l'hanno fatto, e avere la terza dose per tutti, e io credo che sia importante. Non cito l'età pediatrica perché sicuramente sarà un'ulteriore sfida quella della vaccinazione dei più piccoli. Ecco, per chiudere, paragonando un po' lo scenario dello scorso anno, quando non c'erano i vaccini, a quest'anno, cosa è cambiato? Sicuramente i dati sulla mortalità, sui ricoveri e sui contagiati. Sicuramente sì, non possiamo comparare questa ondata alle precedenti ondate, perché con questa, nonostante abbiamo una variante, la Delta, che è molto più trasmissibile, abbiamo un aumento delle infezioni che peraltro è contenuto e che in qualche modo era dovuto al fatto
che viviamo di più al chiuso, e anche però non c'è l'aumento consensuale in termini di impatto su terapie intensive e ospedali, anche se nell'ultimo periodo stanno aumentando. È chiaro che quello che ha cambiato le regole del gioco sono i vaccini. I vaccini hanno consentito di poter guardare a questa ondata in modo molto meno grave delle precedenti, e una ragione di più per vaccinare chi ancora non è stato vaccinato. TV7 ha intervistato il direttore generale dell'ASL Benevento, Gennaro Volpe, per fare il punto sul programma che l'azienda sanitaria locale ha messo in atto con le terze vaccinazioni e che proseguirà nei prossimi giorni con le prenotazioni a partire dal 9 dicembre per arrivare al 16 dicembre con l'apertura di un hub vaccinale per bambini e famiglie. Ascoltiamo cosa ha aggiunto nell'intervista realizzata da Alfredo Salzano. No, il trend per quanto riguarda i contatti è stabile, bisogna continuare a fare tanta attenzione e bisogna assolutamente continuare a vaccinarsi. Questo è quello che dico che continua. Abbiamo avuto anche oggi l'assalto ai centri vaccinali. Quello che voglio sottolineare a tutti: da giovedì ci sono le prenotazioni, quindi andatevi a prenotare, ancora non siamo in sold out su alcuni centri, quindi è conveniente prenotarsi in modo da fare le vaccinazioni con tanta facilità, e quindi predisponendo di gli orari a secondo delle esigenze. Ecco, appunto, questo servirà per evitare lunghe code, quello che sentivamo in questi giorni un po' come proteste, proprio perché c'è stato l'assalto. Insomma, il discorso della prenotazione è proprio rivolto a tutto ciò. Sì, e questa è stata la nostra scelta. L'assalto non è solo a Benevento, è in Campania, in tutte le sedi nazionali, quindi devo dire che è stato l'assalto, perché l'Open Day garantisce a tutti di avvicinarsi alla sede vaccinale. Logicamente, facendo l'open day non si possono dare degli orari specifici, quindi si può creare assembramento. Quindi la nostra idea è quella di tornare alle prenotazioni, quindi abbiamo aperto ulteriori hub con prenotazioni, però la mia esortazione è quella di andare velocemente a fare in modo che vengano riempiti tutti gli spazi, in modo da poter programmare ulteriori aperture. Quindi a Benevento resterà soltanto il centro vaccinale, quello al Viale degli Atlantici, e poi in provincia ci sarà un allargamento anche in altri comuni, come era accaduto nella prima fase? Sì, noi già abbiamo già predisposto, sì. Sono aperte oltre sedi vaccinali. Per quanto riguarda Benevento, daremo un supporto anche con via 24 maggio. Mercoledì faremo una seduta straordinaria, perché è l'ultimo giorno senza prenotazioni. Quindi faremo un open day anche presso 24 maggio, in modo da poter da riuscire a fare tutti quelli che arriveranno all'8. Per quanto riguarda Benevento, sicuramente ci sarà l'apertura di un altro hub, che sarà però esclusivamente per le famiglie. Quindi per quanto riguarda in particolare i bimbi, che voi sapete che dal 15 arriveranno i vaccini per i bimbi dai 5 agli 11 anni, e quindi noi faremo un hub proprio per questo, per la famiglia, quindi dove si vaccineranno i nostri bimbi, e se vorranno anche i genitori, nella stessa giornata potranno vaccinarsi. Però sarà un hub sicuramente fatto a parte, non sarà la Pepicelli. Stiamo studiando un'alternativa. Questo da giorno 16 dicembre? Sì, giorno 16 sarà l'apertura. Perfetto. Quindi sollecito anche in questo caso a fare le adesioni sul portale per quanto riguarda i 5-11 anni, perché noi faremo dall'A le convocazioni direttamente noi per questa fascia d'età, in modo da poter fare con i nostri pediatri, che devo dire che già hanno dato l'adesione. I pediatri hanno già dato l'adesione, quindi saranno disponibili presto questo hub vaccinale, e poi vedremo nel seguito se poter fare anche le vaccinazioni nelle scuole però questo dal 22 dicembre, dal momento in cui verranno sospese le attività didattiche. Sono 19 i positivi ricoverati nei reparti Covid-19 dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, 13 sanniti e 6 di altre province. Si registra anche una dimissione che riguarda un sannita curato nel reparto di malattie infettive. 11 sono in pneumologia subintensiva, 8 in malattie infettive.
In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 782 positivi al coronavirus e 10 decessi, 4 dei quali avvenuti in precedenza, ma registrati solo nell'ultima giornata. I tamponi processati sono 16.400, il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 21 occupati, mentre quelli di degenza, tra posti letto Covid e offerta privata, sono 341. Con 19 voti a favore e 11 contrari, il Consiglio Comunale ha proceduto all'approvazione del bilancio consolidato dell'anno 2020, identica alla votazione che ha consentito la ratifica della variazione di bilancio adottata d'urgenza dalla Giunta Comunale con deliberazione del 19 novembre 2021 e la ratifica della variazione di bilancio previsione 2021-2023 adottata d'urgenza dalla Giunta Comunale con deliberazione 220. La ratifica della variazione di bilancio adottata d'urgenza dalla Giunta con deliberazione è stata infine approvata con 19 voti favorevoli e 10 contrari. Il Comune di Benevento ha partecipato all'incontro online organizzato da ANCI e Ministero dell'Economia e delle Finanze in collaborazione con ANCI Campania e finalizzato ad illustrare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le sue principali linee di intervento. Al webinar, che era rivolto ai comuni e agli amministratori locali della Campania, hanno preso parte dalla sede di Palazzo Mosti il sindaco Clemente Mastella, il vice sindaco Francesco De Pierro, gli assessori Molli Chiusolo, Antonella Tartaglia Polcini e Attilio Cappa, il tecnico dell'ufficio urbanistica Antonella Moretti, mentre gli altri componenti della giunta si sono collegati dalle rispettive sedi assessoriali. Si è trattato di un incontro particolarmente utile, ha dichiarato Mastella, in quanto i tecnici della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio, del MEF e dell'ANCI ci hanno consentito di comprendere meglio i meccanismi attraverso cui accedere ai fondi del PNRR. Maxi sequestro di botti illegali, oltre 2 quintali tra ordigni esplodenti altamente pericolosi, arrestati 2 responsabili. L'operazione è infatti scattata a seguito di un monitoraggio costante della zona effettuato dalle fiamme gialle del gruppo di Benevento nell'ambito del servizio di controllo del territorio, con particolare riguardo al mercato illegale dei fuochi d'artificio. La prima perquisizione effettuata nei confronti di un 35enne padulese ha permesso di rinvenire un ammontare di circa 95 kg di ordigni pirotecnici illegali artigianalmente confezionati. Nel corso della seconda perquisizione è stato individuato un 46enne di Paduli, già gravato da precedenti specifici, che aveva allestito all'interno di un locale di un casolare in disuso un vero e proprio laboratorio di fabbricazione di manufatti artigianali. Nel locale sono stati rinvenuti centinaia di manufatti semilavorati, nonché numerosi botti già pronti per l'uso, il tutto per un totale di oltre 120 kg di sostanza esplosiva. Per entrambi i responsabili è stato contestato il reato di detenzione di materie esplodenti, nonché il reato di commercializzazione nel primo caso e di fabbricazione nel secondo. Per la quantità di materiale sottoposto a sequestro, circa 220 kg, e per la tipologia dei manufatti artigianali rinvenuti, per i 2 responsabili è scattato l'arresto e la collocazione ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.